Il gruppo Bele e l'associazione Acmos hanno promosso il progetto di recupero della cascina Caccia, per lungo tempo immobile della mafia e oggi a seguito della confisca di proprietà del comune di San Sebastiano Po, nelle vicinanze di Chivasso in Piemonte, è destinato al gruppo Bele per la sua riutilizzazione a fini sociali. Il casolare intestato alla memoria di Bruno Caccia fu confiscato alla famiglia Belfiore, il cui capofamiglia Domenico Belfiore era stato condannato nel 1992 al per essere stato il mandante dell'omicidio del magistrato Bruno Caccia, procuratore di Aosta dal 1964 al 1967. In seguito trasferito alla Procura di Torino, dove fu ucciso dall'Andrangheta il 26 giugno 1983. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, che fin dal 2008 ha inserito nel programma del percorso della legalità la cascina caccia quale sede di visite e laboratori didattici destinati agli studenti delle scuole superiori di secondo grado, ha concordato con il gruppo Abele di Don Luigi Ciotti e Davide Mattiello di Acomos una serie di iniziative di interesse, in particolare degli assessorati alla cultura e alla sanità. La ristrutturazione del fienile delle zone limitrofe, che la Valle d'Aosta sostiene con un contributo di 200.000 euro, consentirà di accogliere gruppi di ragazze in difficoltà e allo svolgimento di attività legate all'ecologia, all'orticoltura e all'allevamento. Presidente Augusto Rolandenne in visita alla Cascina Caccia con circa una cinquantina di studenti di Aosta. Una visita soprattutto per gli studenti per far capire. Questa trasformazione dalla illegalità di questo bene sequestrato alla legalità, quindi un tema che deve essere sempre presente, costantemente, tutti i giorni. La Regione ha da sempre creduto nell'investire per la legalità. Abbiamo avuto l'opportunità di attivarci con questo bene confiscato, in particolare con un doppio significato: Cascina Caccia. Non dimentichiamo il presidente Caccia che aveva lavorato ad Aosta prima di purtroppo finire tragicamente per mano dei malavitosi e quindi oggi essere qui vuol dire assieme agli studenti far capire come si possono investire delle risorse per rendere questo bene un bene simbolo del modo con cui si può affrontare per i giovani un futuro ricco di prospettive, un futuro che vuol dire anche lavoro, sacrificio perché questo deve andare avanti col lavoro di tutti, quando ci siano le premesse come quelle che abbiamo cercato di dare con un contributo per ristrutturare quello che noi adesso vediamo alle nostre spalle e che potrà domani essere il punto di riferimento e di partenza per un'attività che sicuramente darà grande soddisfazione a tutti, ma soprattutto ai giovani. Diciamo che oggi ha già visto lungo, diciamo che c'è un progetto per fare un impianto fotovoltaico. Lei ha suggerito di raddoppiare questo impianto e la Regione è già pronta a intervenire eventualmente anche per questa ulteriore spesa? Sì, siamo in una fase di ragionamento su quello che è soprattutto le energie alternative, la possibilità di avere una produzione molto più alta tenendo conto dell'esposizione felice dei tetti ha portato a valutare positivamente. Sicuramente un ulteriore piccolo investimento che però può dare una grande resa nell'ambito di quello che è il risparmio continuativo in questa zona e credo che questo sia un fatto importante.